procura della Regione Calabria era anche presente, oggi questa. Non ritorno sulle argomentazioni che ho ascoltato, che le condivido praticamente tutte, e quindi direi che noi oggi dobbiamo provare a vedere che cosa possiamo fare per aggredire democraticamente questa situazione. La prima credo che dobbiamo nei prossimi giorni mettere in campo con maggiore forza a livello di opinione pubblica quello che le deputate hanno fatto in Parlamento, come ha illustrato poco fa Iana, rappresentare al Paese quale può essere una proposta per uscire da questa situazione. Perché credo che la maggioranza degli italiani, nonostante una propaganda forte, sono sulle nostre posizioni. E noi non possiamo accettare che oggi testimoni, paladini, ingannatori di queste posizioni sono governanti che saltano da una parte all'altra per ragioni like, per ragioni strumentali, per ragioni elettorali. Basta vedere le posizioni da Salvini a Conte, ma anche qualcun altro, che hanno operato fatti in una direzione che è stata illustrata prima in Parlamento, ma vanno nelle televisioni a raccontare che loro sono l'ala pacifista del draghismo. Non esiste l'ala pacifista del draghismo. Noi l'abbiamo rappresentata dall'inizio e quindi una proposta del governo. Se noi chiediamo semplicemente a Putin di ritirarsi, non serve a niente, perché Putin, come avete detto e come è stato detto, ha iniziato una guerra, non si ritirerà in maniera unilaterale. Quindi la proposta di mediazione significa di mettere sul tavolo, che ne so, cessate il fuoco, stop, invio delle armi, inizio della conferenza di pace, inizio del ritiro, stop all'allargamento della NATO, stop alle sanzioni, piano per la ricostruzione dell'Ucraina, stop all'ingresso dell'Unione Europea. Potrei fare altri esempi. Questo significa mediare, significa dare autonomia alla Crimea, al Donbass, e non dire una falsa lista. Un giorno dice la Crimea non mi interessa, l'altro giorno dice no, la Crimea ce la riprendiamo. Non funziona. Credo che noi dobbiamo avanzare su questo, perché l'Unione Europea non lo farà, perché l'Unione Europea è in guerra. Io considero anche questo un danno del possibile allargamento del conflitto. Il conflitto è già allargato. Nel momento in cui la NATO e gli Stati Uniti e l'Occidente mandano missili a medio raggio e fanno sanzioni del calibro di quelle che stanno applicando, scusate, ma che cos'è? Non capite? È un gioco a tre sette. Stiamo giocando sulla PlayStation, stiamo facendo un gioco. Io credo che è una guerra diversa, chiaramente. Non stiamo ancora con i nostri soldati, ma è una guerra. E non sappiamo questa guerra quando si terminerà. Però oggi la parte finale, la seconda parte breve del mio intervento, la voglio fare sul fatto che noi dobbiamo mettere in campo una proposta che non è solo una proposta politica pacifista, è quella che stiamo rappresentando bene. Credo che la nostra immaginazione, la nostra visione, il nostro sogno realistico è quello finalmente di mettere in campo una proposta alternativa a un capitalismo senile che sta crollando, alle politiche liberiste, turbocapitaliste, perché attenzione, questa escalation è tipica di chi sta in difficoltà e deve iniettare un ricostituente tossico per rimanere in vita. Cioè, se noi pensiamo di uscire da questa crisi economica, ambientale, sociale, guerra, affidando ai dottori politici che ci hanno portato sull'orlo dell'abisso climatico, è come se noi ci stiamo consegnando alla fine. PNRR, la crisi ambientale, fossili, carbone, nucleare, inceneritori, termovalorizzatori, rigassificatori. Non c'è, anzi, il PNRR che doveva servire per fare ospedale, stanno riconvertendo per fare basi militari e andare esattamente nella direzione in cui ci hanno portato. Ma perché loro sono così? Ma non ci dobbiamo meravigliare. Io personalmente non mi meraviglio per nulla.
dare l'affetto veramente al cuore. Ma non una sorta di macedone. Cioè dobbiamo essere chiari e parlare anche un linguaggio chiaro a quelli che fanno vedere che sono innovatori. Il sistema colletta, baionetta e mitraglietta non si può costruire nulla. È chiaro. Perché se andiamo a vedere le riforme degli ultimi 20 anni, le peggiori le ha fatte centro-sinistra, e noi abbiamo un altro problema, che dobbiamo rompere la disillusione di molti italiani che in buona fede, anche in modo assolutamente comprensibile, 5 anni fa hanno creduto nel cambiamento del Movimento 5 Stelle. E noi abbiamo solo un'arma in questo. E la credibilità. Le parole non saranno sufficienti. Perché ci diranno che alcune nostre parole sono state già dette. Perché alcune parole il Movimento 5 Stelle consta, lotta al sistema, acqua pubblica, hanno fatto loro male. Allora noi dobbiamo essere bravi a unire un processo democratico, un processo di connessione alle masse popolari e all'opposizione sociale, un processo di innovazione, di linguaggio chiaro, parole chiare che ognuno di noi dobbiamo pronunciare con fermezza, ma mettere in campo persone credibili, persone libere, oneste, competenti, coraggiose, appassionate, entusiaste, cioè smetterla anche con quella liturgia della perdenza e fare le lotte vere. Cioè qua abbiamo per esempio Paolo Maddalena, che ha speso una vita sui temi, no, della proprietà pubblica, dei beni collettivi, dei beni che appartengono al popolo, alla sovranità popolare. Oggi questi ci prendono in giro e hanno svenduto tutto. L'acqua, che era il presidio di sovranità popolare per eccellenza in un referendum, con un golpe populistico, propagandistico, istituzionale del DTL concorrenza, stanno privatizzando l'acqua e poi dicono che noi siamo populisti perché ci connettiamo con le masse popolari e stiamo con la gente. L'Ether. E perciò ci troviamo la televisione di oggi. Perché l'Ether è stato dato a chi deve essere dato, le telecomunicazioni, le autostrade, le spiagge, tutto. Allora noi mettiamo in campo un'opzione che è veramente di alternativa, mica solo politica, non è sufficiente, deve essere sociale, economica, culturale, morale, deve essere veramente una rivoluzione fatta con le masse popolari, ma consentitemi anche con i diritti. Noi non dobbiamo mettere in campo un'opzione che punti al diritto di TV. Noi dobbiamo avere l'ambizione di mettere in campo un'opzione che non è una testimonianza, ma con le testimonianze di tutti. Io ho concluso da poco l'esperienza di sindaco, ho sentito comizi sull'acqua pubblica che veramente mi hanno stancato. Nel momento in cui il popolo mi ha dato il valore, l'onere e il privilegio di fare il sindaco di una città più difficile del mondo, questa roba dell'acqua pubblica, non solo perché ci credevo, perché quando giuri sulla Costituzione c'è un articolo che parla che la sovranità appartiene al popolo. Se il popolo si è pronunciato con il referendum, la roba devi fare, non puoi limitarti a fare il like o il post o il comizio, sono cose super che a me piacciono, è la rivoluzione con i diritti. E l'ultima cosa che voglio dire, attenzione alla persona autorità, che nel nostro paese la sanno fare benissimo. Siamo in quello che ho detto io, la della struttura portante della Costituzione. Ma cosa, Donald, è un po' più caro. Vabbè, tanto risali da lì. Scusa, risali da tempo. Chiedo scusa, c'è qualcuno con il microfono aperto? Cioè, il Parlamento ormai non solo non discute quasi più dei progetti lì, vai là ad alzare la mano con la fiducia sui decreti legge che secondo me nemmeno a Palazzo Chigi si discutono in altre stanze. La magistratura ha perso quella funzione che era propria di essere anche garante del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, cioè di saper esercitare un controllo nei confronti della borghesia mafiosa e dell'infiltrazione dell'economia mafiosa, dell'economia criminale, di cui non si parla più nel nostro paese. L'informazione, si fa fatica a poter trovare negli spazi, e attenzione perché la criminalizzazione del dissenso è una cosa strisciante. Quindi noi non avremo vita facile, ma lo sappiamo.
perché è scritto nell'articolo di secondo comma, dove ci è stata indicata la strada che, se vuoi perseguire lo sviluppo della persona umana, l'uguaglianza e un ordine economico e sociale diverso da quello che abbiamo, devi superare, anzi devi rimuovere. Quindi credo che noi abbiamo questo tempo davanti. Io avverto e chiudo un clima positivo degli atteggiamenti che hanno fatto il loro tempo, cioè quello che ognuno guarda a se stesso, ognuno guarda al personalismo, ognuno guarda al suo micro orticello. Noi dobbiamo avere la visione di guardare lontano, e guardare lontano significa costruire un futuro completamente diverso da quello che viviamo: giustizia ambientale, giustizia sociale, fratellanza universale, corsa al disarmo, capacità di costruire una città dell'amore contro la civiltà della violenza. È esattamente il contrario della priorità dell'Unione Europea, che ha pensato solo alla moneta e alla libera circolazione delle merci. E anche qui il razzismo di Stato che abbiamo visto di questi tempi. Mi fa piacere che il presidente Mattarella, più su questo, oggi abbia ricordato la grande accoglienza del popolo italiano e del popolo europeo. Io quell'accoglienza l'ho vista nei popoli, ma non l'ho vista nei governanti, quando abbiamo dovuto accogliere nelle nostre città di mare uomini e rifugiati di altre guerre che altrettanto fanno schifo, come quella che si sta combattendo. È qua che noi dobbiamo costruire l'alternativa sui diritti, perché il diritto non è una cosa che ti dà il padrone di tutto. Il diritto è diritto, e allora è un diritto universale. E qua credo che noi possiamo costruire un bel lavoro che faremo insieme, e credo che questa è la spinta ideale che ci deve portare avanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, con un processo collettivo, democratico, partecipato, entusiastico, senza troppi lacci e laccioni, con le capacità che ognuno di noi a mettere in campo, e anche sapere che ci sono persone come Piero, come tanti, che stanno in modo generoso dando a questa causa, pensa a Paolo, pensa ad altro, qualcosa che ci responsabilizza notevolmente, ognuno di noi si sente veramente con una collettività responsabilità. Grazie. Grazie.